E adesso? E adesso? La festa continua. Letizietta! Ma che eleganza anche tu! Com'è vacante? Eh? No, dico com'è vacante? Sì, solo che non ho i capelli biondi, ho le come scarpe. No, sono biondi. Ciao, buonasera, non ho piacere, i capelli biondi così. Lucia, allora, piacere. Ti presento Lucia. Sì. Lei è un professore associato dell'Università della Rave della Fava. No, come? No, perché è tutto complicato il nome. Me lo dice lei. Dell'Università di Glasgow. Di Glasgow, Strathclyde. A Glasgow, in Scozia. Lei ha vinto premi, concorsi, borse di studio, cioè ha un curriculum che è più lungo dei leoni di Sicilia. Sì. Cervello che fa provincia, a differenza di noi due che distinguiamo a malapena la destra dalla sinistra. Assolutamente. E adesso questo boomerang di neuroni, che era un nostro cervello che era andato all'estero, ritorna. Oh, questa ritorna, è una bellissima notizia. Un cervello in Italia. Oh. Perché ha vinto un bando del Consiglio di Ricerca Europeo. Sono tutto a memoria, così di ricerca europeo, perché non ho capito quasi niente, ma sono parole che mi so, e ha trasferito questi soldi che dalla comunità europea, che sono 2,5 milioni di euro. 2 milioni. 2 milioni, beh, però chiediamone non ancora mezzo, che può sempre servire. E si trasferisce in Italia, a Como, all'Università dell'Insubria. Ok. Cosa studia? Complimenti. Complimenti. Grazie. No, l'abbiamo invitata. Sì, perché? Perché oltre al fatto che è un cervello, perché vorremmo che alcuni cervelli che ci sono qua in Italia andassero pure e quelli che valgono la pena rientrassero, e lei è uno di questi, ce ne sono anche tanti altri che stanno arrivando, e speriamo che ne arrivino sempre di più. Lei, pensate, studia l'accoppiamento dei fotoni. Va bene, ecco dove volevamo arrivare, capito? Va bene. Un classico. Quindi i fotoni ciupano. E però si dice che fotono. No, dai! No, era per farlo un po' così. In che cosa consiste esattamente l'accoppiamento dei fotoni? L'accoppiamento dei fotoni consiste in avere questi fotoni che sono intrecciati in modo tale che si comportano meglio. Mm-hmm. Come noi due. Quando siamo la forza. Uniti, esatto. Sì. Ma è una roba di una notte via? No, no. Oppure per sempre. C'è un'unione. Uniti anche agli estremi dell'universo. Ecco, beh, ok. Che bello. E quello che vogliamo fare è studiare questo accoppiamento dei fotoni per fare dei microscopi che funzionano meglio. Possono... Perché lei mi ha spiegato, gli ho detto, ma cosa serve questa roba? No? Serve perché adesso il microscopio guarda i tessuti, però... con un'ottica che poi li brucia a un certo punto. Invece con i fotoni, no. No. Possiamo avere una ricerca più... che va in più in profondità nei tessuti, senza danneggiarli, senza cuocerli, e questo permette di studiare le cellule, gli organi, come funzionano, soprattutto le loro malattie. Quindi speriamo che abbia un impatto nello studio del cuore, delle malattie cardiache, ma anche dei neuroni, del cervello, malattie come l'Alzheimer. No, per dire, vabbè, no, ma guarda che è una cosa fighissima. Tanto grazie ed è una bellissima notizia che lui sia tornata. Grazie. Perché a voi. Lei studia la fisica quantistica. Adesso Fabio ci spiega che cos'è la fisica quantistica, in poche parole. Beh, dopo la pubblicità, posso mandare la pubblicità? Tu cominci solo a dirmi quanti sono i quanti. Comincia a pensarci. Quanti sono quanti? Dov'è Google? Datemi Google. quanti ci sono? Grazie a Lucia, grazie a tutti pubblicità. Quelli che vorranno tornare in Italia. Speriamo sempre di più.